La Commissione europea ha approvato un nuovo farmaco per la cura della dermatite atopica da moderata a severa. Si tratta di tralokinumab, un farmaco sviluppato da Leo Pharma, e noi ci facciamo spiegare di che cosa si tratta da Fabio Presutti, direttore medico dell'azienda. Allora, dottor Presutti, che cos'è tralokinumab, come agisce e come si inserisce nell'eziopatogenesi della dermatite atopica? Bene, buongiorno. Tralokinumab è un anticorpo monoclonale completamente umano, in grado di neutralizzare in maniera specifica l'interleuchina 13, impedendo il legame dell'interleuchina 13 con il recettore e quindi bloccandone gli effetti. L'interleuchina 13 è una citochina che gioca un ruolo molto importante nella eziopatogenesi della dermatite atopica. In quanto si trova, è chiaramente rilevabile a livello delle lesioni cutanee e la sua presenza è legata alla gravità della patologia. Quindi, nella dermatite atopica, questa citochina amplifica la risposta infiammatoria e partecipa al danno, alterando l'espressione proteica e l'espressione lipidica, e favorisce quindi di conseguenza lo sviluppo di infezioni e la sensazione di prurito. Quindi avere un farmaco che agisca in maniera selettiva sulla interleuchina 13 rappresenta chiaramente, è in grado di agire in maniera specifica su questo recettore ed è il primo farmaco approvato con un'azione specifica su questa interleuchina. Quindi, come dicono quelli che parlano bene, è un first in class, è un primo nella sua classe in grado di agire in maniera specifica sui segni e sintomi della malattia. È un farmaco che ha determinate caratteristiche, ma presenta anche una cosiddetta flessibilità di posologia, con la possibilità di una frequenza di dosaggio ogni 2 settimane o ogni 4 settimane, sempre mantenendo elevata l'efficacia e la tollerabilità dello stesso. E sulla base di quali evidenze cliniche è stato approvato il farmaco? Parliamo sia di efficacia che di sicurezza. Beh, dunque, intanto devo dire che il programma di studi è stato un programma molto robusto, molto solido, con circa 4.000 pazienti arruolati e studiati. E il dossier registrativo si è basato su 3 studi, 3 studi registrativi della durata di 52 settimane, nei quali è stata testata la superiorità di tralokinumab in monoterapia rispetto al placebo in 2 studi. E in un altro studio, su 32 settimane, in cui è stata testata la superiorità di tralokinumab in combinazione al trattamento corticosteroideatopico verso placebo. In tutti e 3 gli studi, il tralokinumab ha dimostrato di migliorare in maniera significativa i parametri relativi all'estensione e alla gravità della dermatite atopica. Ci sono degli indici ben conosciuti, le ASI, l'IGA 01, lo SCORAD, ma anche di agire su quelli che sono dei sintomi che rappresentano un po' i sintomi principali che disturbano il paziente, quali il prurito specialmente notturno, che invalida quella che è la qualità di vita del paziente. Quindi in realtà si è avuto una pelle già a 16 settimane guarita o quasi guarita, un indice che si chiama IGA 01, o un miglioramento delle lesioni a livello cutaneo, con un trattamento efficace e significativo sia sugli studi in monoterapia che in quello in associazione con i corticosteroidi topici. Ho parlato un po' della qualità di vita perché è un qualcosa di estremamente importante in questa tipologia di pazienti, in questa patologia in particolare, quindi al di là dell'efficacia e della tollerabilità della malattia, è molto importante curare la qualità del paziente stesso. È un paziente spesso questo che ha difficoltà all'addormentamento, un paziente che si sveglia più volte la notte, è un paziente che ha una vita di relazione molto difficile. E quindi la possibilità di avere un farmaco con un'efficacia anche precoce e di lunga durata consente di avere nell'armamentario del dermatologo un farmaco in più per trattare questa patologia. Parlavo di durata d'azione perché ad oggi i dati sono a 2 anni, ma stiamo andando avanti con lo studio di estensione della patologia del trattamento e i risultati, questo è un dato molto importante, si mantengono nel tempo. Quindi i pazienti hanno un risultato
efficace di miglioramento che è 8 pazienti su 10, quindi circa l'83%, sono dei pazienti che rispondono dopo 2 anni di trattamento, con un miglioramento importante in termini di controllo della malattia. E per quanto riguarda la sicurezza e la tollerabilità, il tasso di interruzione del trattamento è stato molto basso, circa 2% per mancanza di efficacia e 1,5% per eventi avversi, e questo è un ulteriore beneficio a vantaggio del farmaco, quindi un farmaco con un'efficacia precoce ma di lunga durata e una tollerabilità mantenuta nel tempo. Quindi questo credo che rappresenti un punto molto importante che ha portato poi l'ente regolatorio a dare un'approvazione a questo farmaco a livello europeo. E qual è stato il contributo dell'Italia nello sviluppo clinico di questo farmaco? Dunque, l'Italia ha collaborato con dei centri, 7 nel dettaglio, al programma di sviluppo. Quindi in uno degli studi registrativi che ho citato prima, l'Italia ha partecipato con un numero di pazienti adeguato allo sviluppo clinico. E questo credo che sia molto importante perché, devo dire, mi spoglio un po' dal mio ruolo specifico in dermatologia, ma anche in altre branche, quando arriva un farmaco approvato a livello europeo, molto spesso la domanda che i clinici fanno, dicono sì, ok, è stato studiato in America, è stato studiato in Francia, ma noi in Italia, quindi la possibilità di avere un campione di pazienti studiato in Italia, avere avuto un'esperienza d'uso in Italia, crediamo che sia un punto sicuramente importante. Al di là dell'esperienza effettuata in questa tipologia di studi, nel gruppo italiano, che ha portato anche chiaramente delle pubblicazioni, no? Nel British Journal of Dermatology sono pubblicati questi studi registrativi e tra l'altro in copertina di questi studi è riportato l'esperienza di uno dei centri italiani con la progressione dell'efficacia del farmaco in un paziente al giorno zero, poi alla settimana 16. E, dicevo, al di là dell'esperienza in questi studi registrativi, come Direzione Medica Italia siamo stati da subito pronti a ricevere quelle che sono delle proposte spontanee da parte di medici sul territorio nazionale per poter approfondire l'esperienza d'uso. Quindi abbiamo ricevuto già delle proposte, una è in corso ed è stata approvata ed è in corso e altre sono in via di approvazione e poi c'è un programma anche di cosiddetto trattamento compassionevole per cui ci sono dei centri che hanno richiesto la possibilità di avere il farmaco per una categoria di pazienti e quindi sono andate avanti in quelle che sono le autorizzazioni da parte del loro comitato etico e noi abbiamo fornito il farmaco per poter aumentare quella che prima ho chiamato l'esperienza d'uso con il nostro farmaco. Quindi sì, c'è stata negli studi registrativi, c'è attualmente con gli studi spontanei e ci sarà sicuramente in un futuro in altri programmi, il tutto per poter avere un campione non solo di studi randomizzati e controllati verso placebo, ma anche di studi cosiddetti di real life, cioè di esperienza d'uso nella post-commercializzazione.